Siamo a Catanzaro ed è qui che due forti scosse di terremoto sono state registrate in mattinata. Secondo i primi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, il primo terremoto è stato registrato alle ore 8. Del 7 ottobre 2019, con epicentro nella provincia di Catanzaro. La magnitudo è 4. Zero e l'epicentro è a 2 km da Caraffa di Catanzaro, con coordinate geografiche, lat, lan, 38. (89, 16.47) ad una profondità di 27 km. Al momento non risultano danni. Con un tweet il Dipartimento della Protezione Civile comunica di essere in contatto con le strutture sul territorio. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, dalle prime verifiche non risultano feriti né danni. Gli istituti scolastici, a titolo cautelativo, sono stati fatti evacuare. È stato evacuato anche il tribunale di Catanzaro. La gente, spaventata, è scesa in strada. Il terremoto ha avvertito distintamente dalla popolazione. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione. Diverse le segnalazioni apparse anche sui social nei minuti immediatamente successivi al sisma. Segnalazioni arrivano da Cosenza, dalla zona di Catanzaro, da quella di Lamezia Terme e altre zone della regione. Abbiamo sentito un colpo forte e poi ha tremato per 10 secondi circa, ha scritto un utente su Twitter. Sentito molto forte e durato diversi secondi, gran botta, recita un'altra segnalazione apparsa su Twitter. Molto forte, sentito a Catanzaro con un rumore sordo ed un'intensità che non ricordo da decenni, si legge ancora. Tutti della provincia di Catanzaro, i comuni entro i 10 km dall'epicentro del terremoto che ha svegliato questa mattina la Calabria, oltre a Caraffa di Catanzaro, ci sono Settignano, Marcellinara, Amato, Miglierina, Tiriolo, San Floro, Cortale, Dorgia, Girifalco, Via Curso, Meida, Pianopoli. Dopo un paio di minuti un'altra scossa sempre a Caraffa, questa volta di assestamento di 2. Zero della scala Richter. Tanta paura ma ancora una volta niente danni.